Prima di venire qui ero un po' confuso, adesso lo sono completamente. Io stavo ascoltando il discorso povertà, ignoranza e politica, che a parte probabilmente sono anche tutti e tre intrecciati, però non credo che sia necessariamente vero che dove c'è povertà c'è ignoranza, si inquina il pianeta. Non so, penso all'Uruguay, dove c'è povertà e ignoranza invece vivono perfettamente in sintonia con l'ambiente circostante, uno dei paesi più puliti al mondo. Quindi boh, non lo so. Non è che intendessi che se sei povero sei più ignorante, quindi no, no. Però c'è un punto secondo me che non è emerso stasera, io sono molto contento di questo, che in una certa retorica a sinistra a volte c'è, e cioè l'idea che il problema sia che l'1% ha un'idea, il 99% invece ne ha un'altra, solo che poverini non hanno la fuoco. Il problema è un altro, il problema è che c'è una mediazione egemonica, la quale molto spesso, io adesso l'Uruguay non lo conosco, però è noto che è un po' la Svizzera del Sud America. Quello che io ho visto in Perù a me ha colpito moltissimo, soprattutto perché il modello dei pochi ricchi che ci sono è un modello considerato desiderabile da un'amplissima parte di persone povere che emigrano dalle Ande per venire a Lima e sperare di vivere come di meglio bene. Ma questo succede anche in Baviera. Esatto, ma questo è per dire quindi che il problema... Ma il primo che sapeva questo era Marx, cioè che sapeva che non basta essere proletari dal punto di vista materiale, ciò che occorre è lo sviluppo della coscienza di classe, ma lo sviluppo della coscienza di classe è un processo educativo, non è che è un processo in cui basta la condizione materiale. Un aneddoto che racconto perché è stato divertente è quando siamo andati a fare questa passeggiata a 4.900 metri in cima a queste cose, montagne pazzesche del Perù, dove la montagna ha ancora un valore sacro, per cui figurati, l'elemento della natura era veramente tutto. Però siccome anche il modello sacro dell'accesso a questa natura, perché questo è stato di un credo anche autentico, cioè noi siamo andati con tutto un armamentario per fare il rito a questa cosa. Però siccome poi questa è gente del nostro mondo e quindi vede la nostra tele e consuma i nostri consumi, se nel 1500 con gli Inca gli portavano il tabacco alla montagna per ringraziarsela prima della scalata finale, adesso gli portavano la cicca. A me faceva impressione il fatto che questi la buttassero per terra. E quindi appunto noi abbiamo preso un sacchetto di immondizia e abbiamo detto la possiamo raccogliere perché non è naturalezza questa, no? Col sorriso in faccia. Però era interessante perché il modello del rito e della comunità naturale tradizionale rimane sotto una certa soglia di critica pervaso dallo stile di consumo che vedi comunque nella tele, perché non è che vivono un altro pianeta, e non è detto che, cioè, che questo produca una coscienza diciamo compatibile. L'altra cosa per esempio che facevano era portare il succo di guaranà e queste belle cose nelle bottiglie di plastica, facevano l'offrenda e la lasciavano lì. Perché il problema era che una volta si portava, non so io, quale coccio biodegradabile, ma se oggi il modello produttivo ci consegna questo, facciamo con questo. Cioè, per quello che io dico, è molto interessante, è molto importante non fare dell'esotismo neanche al contrario, cioè non idealizzare nessuno, a partire ovviamente dai ceti più alti, che gli strumenti li hanno per capire, e tutto sommato se ne fottono, perché tutto sommato gli conviene pensare finché loro si salvano. Però esiste un tema di egemonia. Egemonia cosa vuol dire? Vuol dire questo. Cioè vuol dire una fortissima pervasività, per lo più inconscia, dei valori dei più forti nei più deboli. Che non si vede solo nei comportamenti elettorali. Si vede anche in questi piccoli esempi che ho fatto. Per quello che intendevo dire una riflessione più radicale dal punto di vista dell'educazione serve soprattutto per arrivare appunto a sensibilizzare, commuovere forse anche, non lo so, far vedere che alcune cose, quando anche diciamo fatte nella migliore della coscienza, magari non sono compatibili.